abbiamo un'icona del cinema italiano che è Nita Medici, ben arrivata! Eccoci. Buonasera a tutti e grazie perché... Allora, grazie a Enzo, all'imperatore, grazie a te, grazie a Diamante, grazie al mare, in questo posto è da noi, dove noi ci stiamo pensando per fare una resita, tutte le 6 alle 7, 7 alle 5, 5, bene dal tramonto come va, anche se queste sere per ora sono tramonti strani, però bellissimi perché c'è tramonto quello bello col sole che si tuffa dentro al mare per lasciare spazio alla luna, quando la luna c'è, è bellissimo per realtà, ma anche questi tramonti dove si scagliano queste nubi minacciose e poi tu il sole rosso fa capocella prima di tuffarla, sono meravigliosi, sono meravigliosi. E poi mi hanno detto peperoncino perché, ma adesso poi ce lo spiegherà Enzo, esatto, perché intanto lei è socia onoraria dell'Accademia del Peperoncino. Poi tutte le sere, per chi non lo avesse ancora fatto, al tramonto in terrazza Savonarola la trova con musica e poesia al tramonto con la chitarra di Carino Murgia, con il sa diciamo Carino Murgia sta qui, lui è un no, pare guarda, è bravissimo. Abbiamo fatto, lui domani deve andare via, per cui purtroppo, ma ci sarà una musicista, una violinista, quindi cambieremo lui il suo sassofono, voci, suoni. Poi dopo magari se c'è un attimo di tempo lo spiegherà lui. Ma noi ci siamo trovati per fare questa cosa e ne è nata una magia. Per chi poi è riuscito a venire, a passare, perché ci sono talmente tante cose in questo festival, giustamente, alcune leggerissime, alcune molto popolari, alcune un po' più in livello, cioè per tutti, insomma, per i bambini, per le cose, si è fermato, incantato. Io mi sono incantata di Gavino che è come artisti naturalmente, e quindi ringrazio Enzo, ringrazio questo festival per averci fatto anche incontrare a livello artistico, perché noi, il nostro incontro proseguirà, perché non è da tutti i giorni trovare una sintonia tra artisti, poi musica, in questo caso la recitazione, le parole, le poesie, i suoni, le sensazioni, è veramente una... adesso quando non ci sarà troverò spero la stessa sintonia con Agnese, che è questa violinista, che sarà un'altra cosa, per cui chi ha visto le serate precedenti con Gavino ha visto una cosa, sicuramente nei prossimi giorni avrà anche un'altra anima, perché è così, perché è poesia, è musica, è questa natura meravigliosa. Io devo dire, Diamante è veramente un diamante, è un diamante. Poi si è letteralmente trasferita al Diamante, io stamattina passeggiavo, l'ho trovata al bar, veramente è diventata diamantese di adozione, mi da me. Sì, sì, io sono venuta molto volentieri, ero già venuta anche per il cortometraggio, no? C'è una festa, insomma, Diamante mi sembra che sia molto viva e vivace, e questo è giusto e va bene, e io mi trovo bene. Perché devo dire, dove più, dove meno, ma dove c'è il mare, io mi trovo a casa. In qualche modo il mare è la mia anima. Qui splendido veramente. Sì. Bene, alla sinistra di Nita Medici c'è il nostro re peperoncino Gianni Pellegrino, che ascoltava incantato. Sì, perché quando... Gli attori quando parlano hanno una magia tutta nostra, no? Sì, certo. Se poi è una donna con questa bella voce che quando raccontano una cosa, specialmente alla radio, certo, che è sicuramente evoca, poi, il mezzo evoca. Più amato, sì, perché lì dimostri la bravura di far vedere quello che si dice, che stai raccontando. Questo, eravamo tutti affacciati lì.
sul tramonto, e il sole che fa cappuccella tra una nuvola e l'altra. E quindi questo è. Io voglio svelare un segreto, perché i genitori gli avevano detto, l'ho letto sulla tua biografia, sì, i genitori avevano detto, ai tuoi genitori è stato detto, nascerà un mito. Quando hanno visto che era femmina l'hanno chiamata Mita. Esatto, perché comunque è il femminile di Mito. È bellissimo, tu adesso ti sei inventato questa storia meravigliosa, ma devo dire che questo nome, che è un nome di arte appunto, così me lo ha trovato, perché credo che sia una genialità, Piero Gherardi, che era un grandissimo art director, scenografo di Fellini, di Sconti, e il primo mio film, lui era l'art director del mio film, Estate si chiamava, e io avevo 16 anni, 17 anni, e praticamente ero così, una forza della natura, ecco, piccante di 17 anni, quindi diciamo ancora bella piccante, ecco, e in quello lo è ancora, posso assicurarvi, ce l'ho vicino, è detto da una donna, ma ritocchio. Grazie. E allora niente, prima della conferenza stampa, no, perché veramente vuol dire avere fantasia, perché le cose non nascono mai a caso, le cose poi rimangono, perché questo nome mi sopravviverà naturalmente, perché io meno, ma il nome, e credo che rimarrà. E lui ha fatto un ragionamento però che tu hai raccontato, cioè tu sarai un mito comunque, perché lo sei, eccetera. Mita. Io pensavo volesse dire, ma che sta dicendo? Indomita, ecco. No, pure Renato Zero ogni tanto mi dice, ho pensato a uno spettacolo, no, te lo dico, è Calamita, perché poi con Mita, chiaramente, c'è Mita, o Mita, Mita mia, le cose, eccetera. E poi Medici, perché io ho discendenze anche toscane, poi si conosce tutto il mondo, le due iniziali portano fortuna, insomma c'è da dietro tutto un lavoro anche, un'invenzione anche su questo, tutte le cose che comunque hanno un senso, dietro c'è tanto lavoro, e poi ci sono le scoperte casuali, questo anche succede, a volte le grandi scoperte vengono per caso, ma questo è un altro discorso. Visto che c'è Camino Muggio, lo facciamo parlare, sì, puoi andare lì con la mascherina, però perché domani parte, perché veramente è un grande artista. Abbiamo scoperto che è nato un amore artistico, sì, no, esatto, non perché poi sono i nostri compagni e cose, siamo benvenuto, però non lo sono più, ecco, bravo. Ecco, cioè, ah lì, guarda, guarda che meraviglia. Ecco, cioè noi qui siamo per loro, ci sento la radio, si sta accomodando in un bellissimo sgabello alto. Per fortuna c'è la diretta Facebook, così lo vediamo anche. Anche io devo dire, riconosco e ringrazio tantissimo Enzo Monaco per avermi invitato in questo paese meraviglioso, da un nome straordinario, e questo festival così creativo, così interessante anche. Anch'io sono un amante del peperoncino, sì, ne ho di tutto il mondo, sì. Oggi ne ho comprato 8 kg. 8 kg. No, e quindi è un grande piacere, ma soprattutto lo ringrazierò per avermi fatto incontrare questa donna straordinaria che mi sembra di conoscere da sempre. Ci siamo incontrati, dico, 20 minuti, mezz'ora prima dello spettacolo ieri. Ci siamo solamente detti due cose, facciamo prima questo, ma senza provare niente. Poi sul palco è successa una magia incredibile, cioè anch'io raramente ho avuto la fortuna di incontrare un artista, un'attrice che abbia una tale profondità, a partire dalla voce, è una voce meravigliosa, ma poi si sente da ogni parola il peso della sua esperienza e del fatto che è un'attrice incredibile. Un artista incredibile, no, ma non ti sto facendo sviolinata, anche perché io sono il sassofono, quindi. Esatto. No, veramente, cioè non è una sviolinata, non è. Devo anche mea culpa dire che non è che la conoscessi, cioè non sapevo quasi nulla di lei, è stata una folgorazione. A parte la sua bellezza, ma poi la bellezza della persona, cioè è incredibile. Un artista che gli ho già proposto di fare due cose insieme. Certo, artisticamente non è finita qui. No, non è finita qui. E queste sono. E non è una minaccia, è una promessa. Sì. No, ma queste sono cose straordinarie, perché appunto, a parte la bellezza di questo festival di Diamante, dell'Accademia del Peperoncino, che consente appunto di scoprire sempre delle cose, ma gli incontri, perché nella vita, questo lo diceva Alberto Bobbio, le cose, una
cioè tu puoi avere tanto, io ho tante cose, cioè, però le cose, la cosa che poi ti rimane nella vita sono gli incontri che hai fatto e le cose che tu sei riuscito a trasmettere, tutto quello che ti hanno dato, solo quello, là il resto a un certo punto della vita, perché poi è chiaro, così capisci che è quello, non i beni, non i beni, le cose, quello va benissimo, chiaro, la vita, la società richiede quello, ma se tu non hai avuto gli incontri che ti hanno riempito la vita e l'anima, cioè a un certo punto della vita puoi rimanere stordito dalla solitudine e dall'aridità della tua vita, se non dai peso agli incontri. E poi ci sono gli incontri magici, artistici, di un certo tipo, che veramente, e questa è la vita, e per questo dobbiamo riprendere a vivere, a muoverci, insomma questo è un augurio che ci facciamo, visto quello che diciamo abbiamo passato, ma che credo che abbiamo quasi alle spalle. Io sono ottimista. Scusate, volevo solo, per chi non ci ha sentito, io ho portato chiaramente, allora Mita ha portato la sua esperienza, la sua conoscenza, la sua intelligenza in questo incontro che abbiamo fatto, io ho portato anche io la mia esperienza, ma soprattutto ho portato i miei suoni, io arrivo dalla Sardegna, i suoni della mia terra, io sono, diciamo, sono profondamente imbevuto di questa sonorità, e quindi ovunque vado le porto, adesso volevo farvi un piccolo, lasciarvi un piccolo segno di questi suoni. Appunto di noi non abbiamo provato, però sì, abbiamo dato una scorsa alle cose, di vari brani che avevo scelto, cose molto intense, altre più divertenti, altre sul cibo, altre sull'amore, sulla passione, l'autismo, l'amicizia, ci sono tanti temi nella nostra vita e a volte ne usiamo troppo pochi, e niente, e lui entrava in una sintonia con queste cose, con il cuore, con la testa, con la pancia anche, perché queste cose vengono proprio dalla profondità, proprio che è la cosa quasi tribale, no? Un po' sembrava di sentire quei suoni che si sentono un po' australiani, come si chiamano i quindi voglio dire, chissà quante vite abbiamo girato prima di arrivare qui tutti. E diciamolo che ancora, insomma, lui non ci sarà e questo ci dispiace, perché abbiamo capito che si era creata un'alchimia speciale, ma non dubitiamo che la stessa alchimia si possa creare anche con la tua violinista, quindi diamo appuntamento ai prossimi tramonti. Ai prossimi tramonti, no, ma infatti lei è venuta, fra l'altro, Agnese, perché io ho detto guarda, vieni, perché ne vale la pena come musicisti sentire, ascoltare, come io, se c'è un'altra bravatrice, dice guarda, la vedere, uno la va a vedere, perché è interessante, e poi per capire un po' lo spirito, che deve essere intenso, ma anche molto leggero, ma anche molto divertente, con la sensazione di chi anche ti sta di fronte, capito? Lei è venuta, è bellissimo, e domani proveremo, e domani sera quindi saremo due donne in questa piazzetta, così, nella terrazza bellissima, Savonarola, venerdì, sabato e domenica. Benissimo, e quindi noi tutti verremo sul tuo terrazzo al tramonto, ma dicevamo, questo è uno spettacolo pensato, un unico, per il Peperoncino Festival, ma perché il presidente ci spiega che oltre al tuo legame speciale questa sera facciamo un'altra cosa. No, tu non puoi immaginare come io sia felice di sentire tutte queste cose che sono state dette. Perché? Perché quando Diamante è stata scelta fra i cinque località in cui c'erano i cinque tramonti più belli d'Italia,
abbiamo pensato che al festival bisognava sottolineare questa cosa, per cui ho pensato a un mini spettacolo da fare proprio nei 10 minuti del tramonto. E allora abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato, avevamo un grosso rapporto d'amicizia con Mita e gli ho detto: Mita potrebbe recitare delle poesie, però ci vorrebbe qualcuno che suonasse qualcosa. Io per altri versi, grazie a dei comuni amici, conoscevo Gavino Burgia. Allora ho detto: secondo me la persona adatta a fare questa cosa con Mita e Gavino Burgia. Quindi il fatto che loro abbiano avuto questo incontro artistico così riuscito, è stata una tua intuizione, che addirittura vadano avanti per il futuro, vuol dire che siamo stati noi a creare, a volerlo, questo incontro, perché tra l'altro l'abbiamo fortemente voluto. Io insisto su questo perché Gavino e Mita, questa cosa che stiamo facendo quest'anno, la dovevano fare l'anno scorso, tant'è che io ho avuto grossi rapporti con loro e poi a un certo punto l'anno scorso ho dovuto dire: non se ne fa niente. Quest'anno invece c'erano delle perplessità, perché a ottobre non è settembre, però l'idea di farla questa cosa era talmente forte che noi abbiamo detto: la facciamo lo stesso, nonostante forse mancheranno i tramonti o mancherà il clima giusto, perché fa freddo e quindi la gente magari non si ferma a guardare questi tramonti. Però se per esempio l'avessimo fatto a settembre, per chi conosce Diamante, perché c'è stato, la piazzetta Savonarola, che è indicata proprio come il punto migliore per vedere i tramonti, è gremita di gente che va lì per vedere i tramonti. Certo. C'erano loro, c'era anche un tramonto così, non c'era la gente. Noi speriamo che ci possano essere l'anno prossimo. Sì, per quelli che c'erano, perché appunto poi c'erano tante cose, ci sono tante cose in concomitanza, poi c'era il vento, poi aveva cominciato a piovere ieri addirittura, noi anche stavamo sbaraccando di nuovo, poi c'erano le persone che invece si erano fermate, quelli che c'erano sono rimaste incantate, quelle che, e questo secondo me è importantissimo, perché poi è la qualità del pubblico, non la quantità, che fa, no? E noi in questo per ora siamo stati soddisfatti e lo saremo nelle prossime sere, ne sono sicura. Bene, adesso abbiamo anche noi sponsorizzato a dovere questa cosa spettacolare che state facendo, veramente. Veramente. Grazie. Bene, e adesso è. C'è qualcosa che deve avere, sì, mia. Allora io. Nobel, io, c'è l'Oscar. Io ho detto, nel mio primo accennato, no? Ho detto che Mita è una grande amica dell'Accademia, della vecchia data. E abbiamo fatto tante cose insieme, lei ha partecipato a molte iniziative che noi abbiamo fatto a Roma, soprattutto, non ricordo se 2 o 3 anni fa, sì. Due o tre anni fa a Roma abbiamo fatto una chiacchierata a margine di un convegno e lei mi aveva dichiarato di essere una grande appassionata di peperoncino, sì. e mi aveva detto: ma non sarebbe possibile avere un peperoncino che porta il mio nome, un peperoncino Mita. Allora, diciamo, occasionalmente lì a Roma era presente al convegno l'azienda agricola Carmazzi in Torre del Lago, che è un'azienda specializzata nella coltivazione del peperoncino e nella creazione di nuove varietà di peperoncino. Allora io l'ho fatto parlare subito Mita con Marco Carmazzi e tutti e tre insieme abbiamo deciso che ci sarebbe stato un peperoncino chiamato Mita. Il peperoncino si chiama, il nome scientifico del peperoncino è Capsicum, e quindi questo peperoncino da domani in poi sarà presente in tutta la botanica mondiale con il nome di Capsicum Mita. Ma è una cosa fantastica. Grazie, ma fate un bel applauso intanto a Enzo Monaco che ha poi alla fine, ma a questa cosa, perché per me cioè anche il peperoncino di sopra, cioè che ho tutta una serie di
mite, mite belli, poi che mi sopravviveranno come la canzone del Leone, mita mita, e quella dico io, non è che un'altra, cioè, ed è una cosa, ma il peperoncino siccome sono appassionata, poi sono appassionata di pianto, il pollice verde, mi piace oltretutto, quindi questa cosa per me è un grande premio. L'azienda Carmazzi, chiaramente, che non è possibile, non è potuto venire, ci ha spedito un po' di varietà delle piante. Hanno sofferto, poverine, perché hanno viaggiato in uno scatolo chiuso, però ne abbiamo una qui e io delego Sua Maestà il Re Peperoncino alla consegna ufficiale del peperoncino Capsicum Vita a Mica Medici. E allora? E per chi ci segue? Ovviamente sì, io sono doppiamente emozionato, anche perché si vede anche alla radio per quanto sono emozionato. Sei un vero peperoncino. Un vero peperoncino, anche perché io, caro Presidente, lei mi consenta questa divagazione, non avendo avuto la mia solita regina ieri sera all'inaugurazione, perché giustamente abbiamo accontentato le ragazze con un bel sex symbol che ieri sera ha tagliato il nastro insieme a me e Riccardo Scamarcio. Stasera invece passiamo alle cose serie. E allora, prima di consegnare la pianta, io devo peperoncinizzarti. Ti devo fare la peperoncinizzazione. E allora ecco che ecco la mia assistente, anche l'altra, quindi mi serve, anche se non si vedono, ma è per la no si vedono invece in diretta Facebook sulla pagina di Radio Azzurra. Tu devi tenere il microfono e ripetere la formula magica. Ricevo nelle mie mani qui a diamante, ricevo nelle mie mani qui a diamante, e giuro che sarò sempre piccante. E giuro che sarò sempre piccante. Ricevo nelle mie mani il sacro bastone del comando. Ricevo nelle mie mani il sacro bastone del comando. E giuro che vivrò sempre piccando. E giuro che vivrò sempre piccando. Sì, la voce è quella. Ricevo nelle mie mani lo scettro regale. Ricevo nelle mie mani lo scettro regale. E giuro che non smetterò mai di piccare. E giuro che non smetterò mai di piccare. Ricevo nelle mie mani la sacra spoglia. Ricevo nelle mie mani la sacra spoglia. E giuro che ne avrò sempre voglia. E giuro che ne avrò sempre voglia. Ricevo nelle mie mani il sacro anello. Ma quante mani c'ho? Ricevo nelle mie mani, devo levare. Ricevo nelle mie mani il sacro anello. E giuro che penserò sempre a quello. E giuro che penserò sempre a quello che ti richiedo. Ricevo nelle mie mani la sacra piantina. Ricevo nelle mie mani la sacra piantina. E giuro che sarò sempre la tua regina. E giuro che sarò sempre la tua regina. Ricevo nelle mie mani, ricevo nelle mie mani te, mio sposo prediletto. Ricevo nelle mie mani te, mio sposo prediletto. E giuro che ti terrò sempre nel mio... E giuro che ti terrò sempre nel mio... petto. Ah! Coi sacri poteri da me ereditati, tramandati da generazione in generazione, dichiaro ufficialmente terminato il sacro rito della peperoncinizzazione. La bella mita, per voler mio divino, fa parte dell'Accademia del Peperoncino e da me nominata viene sull'istante regale consorte, regina piccante. Sì! Alleluia! 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 Peperoncinizziamoci! Bellissimo, grazie, sono fiera, onorata, divertita e stuzzicata. Questo è lo spirito del peperoncino. Esatto. Perfetto, esattamente quello che volevamo. Grazie a Mica Medici. Vi ricordo l'appuntamento alle 19 sulla terrazza tutte le sere con lei, la trovate ancora. Grazie veramente a tutti voi per essere stati con noi.
Un bacio, un abbraccio, grazie a voi. E grazie.